Il professor Stefano Zamagni, noto economista bolognese, è stato nominato da Papa Francesco presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. L'Accademia è stata istituita da San Giovanni Paolo II nel 1994. Dopo un secolare sostegno alle scienze naturali, la Santa Sede si orientava così nella ricerca accademica sulle scienze sociali, economia, diritto, sociologia e politologia. L'Accademia offre al Santo Padre e agli organismi vaticani appoggio e consulenza su questi temi. Al professor Zamagni i rallegramenti da parte di 12 Porte. C'è un cameriere che sta per morire, decide di fare testamento a 3 figli e scrive nel testamento che al primo gli lascia un mezzo dei suoi averi, al secondo gli lascia un quarto e al terzo gli lascia un sesto. Avrà avuto le sue ragioni per fare questo. E muore, i figli aprono il testamento, leggono questo riparto e vedono che l'asse ereditario consisteva in 11 cammini, tutto quello che il padre era riuscito ad accumulare sull'arco della vita, 11 cammini, e iniziano a litigare, perché 11 non è divisibile per 2, farebbe 5 e mezzo, allora il primo dice datemene 6, e gli altri lo contestano, dice come 6? Hai avuto la fortuna di aver più di noi, accontentati di 5, niente da fare, come succede nelle migliori famiglie, litigi. Dalle mani si passa, dalle parole alle mani, dalle mani al pugnale, e questi si sarebbero scannati se, per puro caso, di lì non fosse passato un cammelliere che andava, non conosceva i 3, andava in una certa direzione. Si fa raccontare l'accaduto, avendo visto il trambusto, e a quel punto il cammelliere fa il gesto. E cioè dona, senza essere quindi obbligato, il suo cammello. Allora l'asse ereditario diventa 11 più 1, 12. Allora 12 diviso 2 fa 6, 12 diviso 4 fa 3, 12 diviso 6 fa 2, totale 11. A quel punto, il cammelliere riprende il suo cammello e procede. Allora, qual è il messaggio, anzi due messaggi della storia? Primo, che chi pratica il dono non si impoverisce mai. Il cammelliere ha fatto il dono, gratuito, e non ci ha perso, anzi ha guadagnato. Perché? Perché ha ottenuto la riconoscenza dei 3 fratelli, i quali, avendo visto che con quel gesto sono risparmiati la vita, gli avranno manifestato la loro riconoscenza. Il secondo messaggio è ancora più interessante, ed è che le regole della giustizia, questa è la giustizia perché il testamento ha il valore di legge, quello scritto nel testamento, le regole della giustizia da sole non bastano a garantire la pace. I 3 fratelli si sarebbero scannati. Nella storia umana quante guerre sono state combattute in nome della giustizia? Tantissime, tantissime. Quindi attenzione, quando parlate della giustizia ci vuole, ma non basta. Ma quando la giustizia si sposa con il dono, col principio del dono, il risultato è ottenuto. Come in questo. Vedete, nella situazione finale le regole della giustizia sono state garantite. Perché ognuno ha avuto quello che aveva scritto, però si è evitato il conflitto tra fratelli. Ecco allora il punto in questione. Noi abbiamo bisogno di declinare il concetto di giustizia benevolente. Non basta la giustizia, ma dobbiamo puntare alla giustizia benevolente, cioè la giustizia che vuole il bene. Mirate, perché se la giustizia non è finalizzata al bene, cosa diventa? Giustizialismo. Sapete cos'è il giustizialismo? Pericoloso, tagliare la testa, come i giacobini fecero dopo la rivoluzione francese. E quindi ecco perché oggi la vera sfida sul piano, questa volta culturale, filosofico e anche politico, è che non basta dire giusto, giusto, perché voi potete avere una società giusta dove la gente si ammazza, oppure dove la gente viene ammazzata, come sappiamo dalla storia. I casi sono tantissimi. Noi dobbiamo mirare alla giustizia benevolente, cioè la giustizia che procede di pari passo con il principio del bene.